Sono circa 120 i lavoratori del GSA, Gruppo Servizi Associati, attualmente impiegati nei cantieri di A14, A24 e A25, che operano in Abruzzo e nelle Marche per le concessionarie autostradali nei servizi antincendio. Una rappresentanza di questi lavoratori si è data appuntamento questa mattina davanti alla Prefettura di Pescara, sostenuta dalla FILT CGL Abruzzo e Molise e dalla FILT CGL Marche, per chiedere al prefetto di intervenire nell'avvertenza in atto affinché vengano risolte le criticità denunciate dai lavoratori, come spiega Franco Rolandi della FILT CGL per Abruzzo e Molise. Stiamo parlando dei lavoratori che operano sugli appalti autostradali e che assicurano i servizi supplementari di sicurezza e antincendio. Operano per conto di un'azienda che si chiama GSA e che ha appalti un po' in tutta Italia, particolarmente numerosa anche la presenza di lavoratori nel tratto abruzzese marchigiano della 14. Parliamo di circa 12 cantieri ubicati in prossimità delle tante gallerie che sono presenti nelle autostrade abruzzesi marchigiane, e poi ci sono altri 5 cantieri ubicati nelle autostrade di collegamento verso Roma, quindi A24 e A25. Questi lavoratori operano in condizioni davvero molto difficili, con retribuzioni molto basse, tanti precari, tanti lavoratori precari, non c'è contrattazione aziendale e soprattutto viene applicato un contratto che noi tra virgolette definiamo pirata, perché non è un contratto assolutamente rappresentativo, e questo la dice lunga sulla necessità che questo paese si doti di una legge sulla rappresentanza. Con il presidio di questa mattina i lavoratori del GSA e la FILT CGL hanno voluto esprimere solidarietà ai colleghi del tratto appenninico fiorentino in sciopero. Orario di lavoro, igiene, salute e sicurezza, salario e stabilizzazione dei rapporti di lavoro vanno rivisti e adeguati nel rispetto del lavoro richiesto ai dipendenti, della loro dignità e delle normative vigenti. C'è un contratto che peraltro forse proprio a seguito della nostra protesta, perché noi abbiamo intercettato i lavoratori a dicembre dello scorso anno, la protesta fondamentalmente è iniziata proprio qui dall'Abruzzo e poi pian piano si è estesa a macchia di leopardo in tutta Italia fino a raggiungere appunto la segreteria nazionale. Che contratto c'è ed è stato addirittura rinnovato proprio con l'inizio della nostra protesta all'inizio dell'anno, dopo 13 anni di assenza di rinnovo contrattuale, riconoscendo ai lavoratori la misera somma di 30 euro. L'avvertenza che sta impegnando la FILT CGL da oltre 5 mesi andrà avanti anche con uno sciopero nazionale indetto per il prossimo 25 luglio dalle 11 alle 15 e preceduto da un'assemblea generale convocata per sabato 23 luglio.